Oggi vi voglio parlare della porta alchemica. La porta alchemica, detta anche porta magica, si trova nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele II. A pochi metri di distanza da questi giardini si trovava Villa Palombara, residenza del marchese Massimiliano Savelli Palombara. Ad oggi però di questa villa abbiamo pochi resti. E uno dei più significativi è proprio la porta magica. Originariamente in questa villa c'erano cinque porte. Il marchese Massimiliano fu uno dei uomini più brillanti, eccentrici e un aristocratico appassionato di alchimia ed esoterismo, interesse che condivideva con Cristina di Svezia, della quale fu un devoto amico e fedelissimo di corte. La regina rimase molto tempo a Roma e spese molto tempo insieme al suo amico Massimiliano. L'ex sovrana fu una delle donne più importanti dell'epoca e anche una delle donne più colte dell'epoca. Infatti, possedeva un laboratorio in cui veniva gestito e sperimentato dall'alchimista Pietro Antonio Bandiera. I laboratori dell'ex sovrana furono costruiti nella sua abitazione a Palazzo Diario, oggi chiamato anche Palazzo Corsini, dove invitava dei dilettanti a fare esperimenti e forniva loro i materiali necessari. È proprio qui che il marchese inizia a conoscere gli alchimisti e inizia a conoscere anche molti scrittori dell'epoca. Ed è proprio grazie a questo laboratorio che conosce Francesco Borri, che è uno dei personaggi di cui parleremo in questa leggenda. La leggenda narra che un giorno il marchese trova questo pellegrino che stava curiosando nel suo giardino. E allora il pellegrino gli chiese permesso di cercare quest'erba che potesse trasformare il metallo in oro. Il marchese, che credeva in questa possibilità, acconsentì il pellegrino e le disse anche che poteva rimanere per quella notte e che poteva anche utilizzare il laboratorio della villa. L'unica condizione che impose il marchese fosse che la notte seguente il pellegrino gli rivelasse il suo segreto. Il mattino seguente il marchese si sveglia e cerca il pellegrino, ma misteriosamente era scomparso, lasciando dietro di sé tracce di oro purissimo, simbolo di una riuscita trasmutazione, degli oscuri manoscritti con numerosi simboli e formule alchemiche, e anche il segreto della pietra filosofale. Il marchese infatti fece incidere questi simboli sulle cinque porte della villa, ma anche sui muri, nella speranza che un giorno qualcuno li riuscisse a decifrare. Alla base di questa porta troviamo due scritte, Sis sedis non is, e l'altra scritta si non sedis is, che voleva dire se siedi non procederai nel cammino della conoscenza e se non siedi procederai. Si può leggere in entrambi i versi. Sul frontone della porta troveremo due triangoli sovrapposti e delle iscrizioni in latino. E una rappresentazione alquanto interessante salta all'occhio, il sigillo di Davide, che è circoscritto in un cerchio con la punta superiore impegnata da una croce che si collega ad un cerchio intero. La punta inferiore è occupata da un oculos, simbolo alchemico che rappresenta il sole e l'oro. E lo stesso simbolo lo ritroviamo stampato sul dollaro americano, composto da una piramide avente un occhio al posto della punta. Sulla banconota statunitense, come sulla porta alchemica,
Tale simbolo si trova al centro del cerchio. Alla base si legge una scrittura, Novus Ordo Seclorum, che voleva dire nuovo ordine del secolo. I simboli alchemici che adornano gli stipiti sono una successione di pianeti in associazione ai metalli. Ad ognuno dei pianeti viene accostato un motto di natura ermetica, dal basso in alto a destra per poi andare dall'alto in basso a sinistra, secondo la direzione del motto ebraico. Saturno corrisponde al piombo, Giove allo stagno, Marte al ferro, Venere viene associato al rame, la Luna all'argento e Mercurio al mercurio. La lettura di questi simboli seguirebbe uno schema ben preciso che si rifà a un motto ermetico che ne indica la direzione. Pertanto, la porta alchemica rappresenta un passaggio storico, il rovesciamento di simboli collegati al cristianesimo verso un nuovo modello spirituale che si stava andando a sviluppare nel corso del Seicento. Ma questa porta è perennemente sorvegliata da due severe e grottesche statue del dio egizio Bes, che è considerato il guardiano della porta, che sono state rinvenute negli scavi del Quirinale di fine 800, in attesa che qualcuno decifri quello che fin oggi si è rivelato un impenetrabile enigma.